Facciamo due vocalizzi, riscaldiamo un po' la voce. Funzionare in un cantante in modo naturale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io cantando devo cominciare a pensare adesso devo coprire un suono, poi cosa vuol dire in sintesi coprire un suono? Niente, la meccanica della copertura in realtà non è nient'altro, soprattutto nelle voci acute, che uno step funzionale al fine di condizionare la laringe ad un'inclinazione ad opera di alcune muscolature che stiamo a chiamare cricotiroidee, ma delle quali sostanzialmente non ci interessano i nomi, perché noi siamo cantanti, non siamo otorinolaringoiatri, non siamo telefoniatri e quanto altro. I nomi lasciamo stare a chi, diciamo, occupa il campo medico, dovrebbe occupare solo quello. Noi invece ne facciamo un uso pratico della voce. Sappiamo che queste muscolature si attivano per allungare ulteriormente le corde vocali con un'inclinazione della laringe. Quindi cosa succede? Che il giovane cantante deve imparare la tecnica appunto della copertura del suono affinché possa condizionare la laringe alla fase di discesa, ok? Diciamo discesa, non è corretto parlare di discesa, parliamo meglio di inclinazione, procedendo verso le note acute, un pochettino
fa parte di quella che poi è la memoria muscolare, no? Cioè la mia muscolatura memorizza quella determinata cosa lì. Ora, l'errore grande, grossolano, spesso che si ha parlando di copertura e quant'altro, e qui mi rifaccio soprattutto a quelli che sono i cosiddetti metodi americani, no? In cui che cosa si dice? Si dicono che sulle note acute tu devi cantare sempre questo suono praticamente, come dire, neutro del. Però in quella data vedo il testo. Ora, cosa succede? Che trasformare, quindi andare a coprire dei suoni, no? Quindi perdendo leggermente anche quella che inizialmente la nitidezza della vocale, può servire inizialmente solamente, solo ed esclusivamente per apprendere questa memoria muscolare, grazie alla quale la laringe si inclina andando verso la mia acuta. Ma successivamente, una volta presa questa metodica, in realtà non bisogna coprire nulla, cioè la voce è una, la voce è la stessa dal basso verso l'alto, ok? E una nella, diciamo, quello che noi vediamo da un punto di vista, sentiamo da un punto di vista prettamente esteriore, la voce ti dà la sensazione di essere uguale dai registri, dai timbri, chiamiamoli così, più gravi, fino ad arrivare alle timbriche più acute. Nella realtà, questa voce subisce una serie di passaggi interni che andremo a chiamare registri aperti, registri coperti e così via, che però, ribadisco il concetto, sono semplicemente uno step finalizzato all'apprendimento delle note acute con la laringe. Basta. Stesso discorso corrisponde per quanto riguarda il cosiddetto appoggio e sostegno. Datosi che, come ho detto poi in un altro video, io non posso determinare quanta pressione sottoglottica creare per una nota. Allora, è vero, sì, posso esercitare in tecnica vocale determinate muscolature al fine di ottimizzare la memoria muscolare che quindi risponderà allorquando io vado ad emettere un suono secondo delle precise esigenze, ma vado ad utilizzare, come dire, il cervello. E quello che possiamo chiamare l'istinto musicale, l'equilibrio che poi si crea naturalmente per equilibrare i vari settori, cioè per andare ad equilibrare l'elemento del sostegno respiratorio e l'elemento del cosiddetto appoggio, che sono in realtà due facce della stessa medaglia, no? Nel sostegno noi abbiamo questa attività da parte naturale, da parte dell'addome che accompagna il diaframma nella sua fase di decontrazione, che comunque non dimentichiamo che la voce è aria espirata, no? E su questo non ci dovrebbe essere dubbio, ma questa fase di decontrazione, okay, quindi di risalita al diaframma, è compensata da una serie di altre muscolature, per cui i muscoli intercostali esterni, il trasverso dell'addome, grazie ai quali noi abbiamo un rallentamento della risalita appunto repentina del diaframma. Quindi, chiudendo questo, diciamo, questa chiacchierata un attimino sulla voce, diciamo che in realtà non esistono mille metodi per cantare, perché il corpo umano funziona in una sola maniera. Okay? Allora, tra me e un americano non ci sono delle grosse differenze, abbiamo delle differenze etniche che ci porteranno chiaramente ad avere una voce parlata e una proiezione della voce tendenzialmente diversa, ma quello per una differenziazione etnica, ok? Legata quindi prettamente di linguaggio. Però detto ciò, la mia laringe funziona uguale a quella di un americano, un francese, un tedesco e chi più ne ha più ne metta. Per cui smontiamo subito quest'idea che possono esistere mille tecniche vocali, il metodo americano, il metodo bla bla bla, sono chiacchiere, sono davvero tutte chiacchiere. Esiste un unico funzionamento, ok? Che chiaramente si distingue poi se io canto la musica moderna, nei suoi stili jazz, rock, blues, pop, soul, gospel, chi più ne ha più ne metta, oppure se io canto chiaramente un repertorio un po' più lirico. Qual è la differenza tra un repertorio un po' più lirico e un repertorio più moderno? Sta nell'utilizzo della risonanza, ok? Quindi la base rimane la stessa, l'apprendimento del passaggio di registro sicuramente è un qualcosa di ottimale, anche nel caso di un cantante di musica moderna, che però, a differenza del cantante lirico, non utilizzerà sempre. Per quale motivo? Perché ci sono alcune esigenze stilistiche legate per l'appunto al repertorio. Alcune vocali devono essere per forza di cose pronunciate aperte. La laringe non è, diciamo, così portata in basso come nel canto lirico, in quanto nel canto moderno dobbiamo lasciare grosso modo
la timbrica nel parlato, una grossa differenza c'è per la voce femminile che nel canto moderno conserva assolutamente le sue caratteristiche androgene del suo, no? Difatti, la differenza, ad esempio, tra un soprano lirico e tra un soprano moderno, quindi parliamo della stessa voce che però fa repertori differenti, è nella stesura dei registri. Un soprano lirico, ad esempio, ha come nota da Sol 2 a Mi 3, canta con quello che chiamiamo, diciamo, il timbro di petto, che sarebbe la voce dello speech, il parlato sostanzialmente. Da Mi 3 a Mi 4, Fa 4, grosso modo, va a lavorare con un timbro che è definito timbro misto, cioè questo timbro praticamente un po' conserva parte della corposità che presente nel registro di petto, però entra in gioco una serie di muscolature vocali che, grazie ad un maggiore allungamento delle corde vocali, e ne cambiano l'effetto vibratorio, ne cambiano la risonanza, per cui otteniamo una voce a cavallo tra una voce piena, ma che risuona più in alto, in senso proprio scettivo, chiaramente, perché la voce non è che risuona più in alto o più in basso, è la sensazione del cantante che cambia. Però, ecco, la voce acquisisce quelle caratteristiche timbriche, diciamo, relative a quello che poi viene chiamato il registro acuto, no? Il timbro di testa. Da Fa naturale, Fa 4 in poi, fino a Do 5 o Fa 5 sovraacuto e così via, la voce via via si evolve in una timbrica di testa in cui scompare totalmente quel barlume di registro di petto, quindi di voce piena, che abbiamo nella zona centrale, da Sol, nella zona grave, scusa, da Sol a Mi. Nel canto moderno, questa stesura dei registri in realtà non può trovare applicazione. Perché? Perché la voce sempre di un soprano, preimpostata in canto moderno, prevede il fatto che da Sol a Mi è vero, andiamo a lavorare con un timbro di petto, ma è pur vero che il range che va da Mi 4 a da Mi 3 a Fa 4 deve essere impostato sempre con un timbro misto, ma questo timbro misto è facente parte il registro pieno. Quindi, se partiamo dal concetto che la voce è fatta di un registro pieno, un'emissione netta pesante, ok? Il registro che chiamiamo di petto, chiamiamola pieno, è un registro di testa. Nel canto moderno abbiamo nella voce del soprano da Sol 2 fino praticamente a Fa 4 un timbro pieno, un registro pieno che nel canto lirico non può esistere anche per ragioni di repertorio. Al centro di questo registro, in questo range che va da Mi fino a Fa, quindi da Mi 3 a Fa 4, il maestro di canto capace va ad inserire il cosiddetto timbro misto, che non è lo stesso timbro misto del cantante lirico. Okay, perché nel cantante lirico il timbro misto nella donna fa già parte del registro di testa, alias dell'emissione leggera, okay? Mentre invece nel canto moderno deve far parte dell'emissione pesante. Altrimenti, se io facessi al contrario, cioè se io impostassi una cantante moderna con una cantante lirica, questa cosa finirebbe, mi sono impapocchiato con le parole, ma non fa niente, questa cosa andrebbe a scapito in realtà della comprensibilità del testo, che invece nell'ottica, nell'ambito del moderno, diventa qualcosa di fondamentale. Ed è lo stesso motivo per cui una voce femminile, parliamo sempre di un soprano, normalmente nel canto moderno non supera mai il Fa come nota acuta, il Fa diesis o massimo il Sol, anche perché dopo diventa scorretto dal punto di vista fisiologico proseguire verso quelle zone così acute utilizzando ancora un registro pieno. Potrebbe essere, insomma, a scapito proprio dell'igiene vocale, della salute vocale. Quindi, diciamo che la differenza è questo esempio, io lo potrei fare per tutte le classificazioni vocali, per il soprano, il mezzosoprano, per il contralto, il tenore, il baritono, il basso, anche se poi per la voce maschile non abbiamo più, diciamo così, tre registri, ma si potrebbe dividere il tutto in un registro solo, che è il registro pieno, che dividiamo in una consonanza di petto e in una consonanza di testa, che sono sempre sensazioni vibratorie, perché in realtà abbiamo detto che la voce è una, è quello che poi si chiama il falsetto, che invece nelle donne lo andiamo a chiamare il registro di testa. Ok. Stasera ho voluto essere un attimino generico nel discorso sulla voce, sperando poi di avere un attimino tempo di affrontare i singoli argomenti. Grazie a tutti gli amici che mi seguono, insomma, in internet, e mi auguro di essere stato esaustivo. Grazie.